L'Aquila capitale degli Appennini è il nome di un progetto, ma anche di un sogno legato al rilancio delle aree interne e al ruolo strategico del capoluogo d'Abruzzo. Con queste parole il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha introdotto la conferenza stampa in comune volta a presentare l'Aquila capitale degli Appennini, un brand che vuole diventare contenitore, laboratorio e crocevia per le istanze del territorio e le tematiche di maggiore interesse. Il primo evento legato al progetto sarà il convegno Stati Generali della Sanità nelle aree interne. In programma, mercoledì 13 giugno, nell'auditorium del parco a partire dalle 15.30. Il brand L'Aquila Capitale degli Appennini, ha detto il sindaco, dovrà tradursi in uno strumento di confronto, partecipazione e pianificazione, grazie al coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nei comparti di interesse. Individuare politiche di sviluppo e di incentivo per un territorio vuol dire partire dalle sue prerogative, sviluppandone le potenzialità e trasformando gli eventuali limiti in opportunità. La costa ha dalla sua ai numeri, una popolazione enormemente maggiore. Noi dobbiamo puntare sulla qualità, ha detto, soprattutto nei servizi, quali sanità, infrastrutture, tecnologie, la mobilità sostenibile. Il primo evento previsto riguarda infatti un servizio essenziale per i cittadini, quello sanitario. Il convegno sarà articolato in due sezioni. Nella prima parte, dal titolo Emergenza, Urgenza, un modello virtuoso, si farà il punto su uno degli argomenti di maggiore interesse e risonanza, quale la centrale unica del 118, inizialmente prevista solo all'Aquila, dove del resto la struttura contiguità all'ospedale è stata sdoppiata con la previsione di una seconda centrale a Pescara, dove al contrario sarebbe ubicata l'aeroporto, con conseguente necessità di ulteriori trasporti. Porto dei pazienti in ambulanza fino al nosocomio. Se ne parlerà con il professor Franco Marinangeli, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, con il dottor Alberto Zoli, direttore generale dell'azienda regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. La seconda parte, l'esperienza della scuola aquilana, vedrà invece gli interventi del professor Ruggero De Paulis, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia all'European Hospital di Roma, e del dottor Marco Leopardi, dirigente medico di chirurgia vascolare ed endovascolare all'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila. La terza e ultima parte sarà una tavola rotonda alla quale interverranno i direttori sanitari delle ASL di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e Teramo e rappresentanti sindacali degli ordini professionali. L'obiettivo del convegno, secondo il sindaco, è quello di elaborare strategie di governance e politiche pubbliche in grado di fornire risposte alle domande dei cittadini.